La sceneggiatura, insomma, è in mano mia, ma purtroppo posso dire poco. Innanzitutto ci tengo a fare un ringraziamento alla città di Napoli, perché la città di Napoli è una città speciale che vanta di una bellezza mozzafiato, ma soprattutto di un'accoglienza davvero bella, piacevole. Io sono giovane, ho 23 anni, faccio questo lavoro relativamente da poco e il fatto di cambiare spesso città certe volte mi spaventa e per ora sono stata sempre fortunata. Il fatto di essere a Napoli proprio mi riempie il cuore di gioia e la pancia di cibo, quindi sono felicissima. Hai parlato di dialetto, ma si offende un po' il napoletano perché è lingua napoletana. Mi raccomando, perché la lingua, infatti, è una lingua napoletana, quindi ti stai approcciando anche a questa lingua napoletana? Hai un coach particolare? Allora, no, sul set non c'è nessuno. Ho chiesto a dei colleghi napoletani di darmi una mano e poi, ripeto, la fortuna della lingua napoletana è che è una lingua che è molto musicale, quindi è orecchiabile e questo aiuta moltissimo me, romana, a prendere un po' della cantilena, un po' del dialetto ancora un po' fatico, però insomma la cantilena della cadenza, ecco, spero di assorbirla il più possibile. Sei piccola, ma già hai rifiutato qualche copione che ti hanno proposto? Già Allora, scegli i copioni? Cosa succede? no, per il momento non mi sono mai trovata a dover rifiutare, se non per esigenze appunto lavorative, che magari ero impegnata su un'altra cosa. Quindi no, però per ora sono contenta di come stia andando. Un'altra ultima Sì. domanda, Blu, Sì. un bel film di Cotroneo, come è stato il set soprattutto e soprattutto cosa pensi dell'omosessualità? C'è ancora molto da fare? Allora, sì, indubbiamente. Blu è uno dei personaggi a cui sono più legata in assoluto. È un personaggio che ho cercato con tutte le mie forze e con tutto il mio cuore durante le riprese ed è veramente un personaggio a cui sono legato, non tanto perché per molti aspetti caratteriali ci assomigliamo, quanto perché sentivo di avere in mano un enorme potere, il potere di rappresentare le ragazze adolescenti appunto in una fase talmente delicata quanto l'adolescenza e di poter dare loro delle speranze. E quando si parla di speranze, secondo me è sempre importante capire quanto, scusate la ripetizione, sia importante avere la speranza. E l'omofobia, cioè, io non so, sono ogni volta che parlo di questo film che tratta appunto temi così importanti come l'omofobia e il bullismo, che sono purtroppo tematiche all'ordine del giorno, e il fatto che se ne parli ancora così tanto è davvero, non se ne dovrebbe parlare, dovrebbe essere finito, non dovrebbe più esserci l'omofobia come il bullismo, perché sono due cose tristi. Ecco, un'ultima domanda banale, una parola in napoletano che hai imparato. Wow, caggerì. Ok, ringrazio Grazie, tantissimo. grazie.